È stato davvero un successo il Chimera si mostra, con cui il fotoclub La Chimera ha chiuso l'anno del suo 50° compleanno, una grande mostra collettiva dei soci allestita nelle sale espositive del circolo artistico in Corso Italia, che ha attratto tantissimi visitatori. È stato veramente un bel successo, anche dovuto al fatto che qui sono state fatte queste scoperte appunto di questo mosaico, e quindi è venuta anche gente per vedere quello. Quindi sì, però ecco, sai, il fotoclub Chimera richiama sempre gente, perché è chiaro che qui ci sono veramente dei bravi artisti, quindi ecco che ognuno a suo modo però rappresentano bene la fotografia. C'è appunto Fernando Morandi, appunto, che va a fare le foto per i Gran Premi e quindi in parecchie riviste sportive. Poi abbiamo il nostro bravo Luttini, che con quelle sue foto di astronomia appunto presenta le sue foto su tutte le riviste specializzate. Quindi poi dopo abbiamo appunto Ugo Baldesi, che era andato nel mondo a fare fotografie sempre per delle riviste. Quindi poi c'è Lorenzo Mazzeschi, che anche lui ha fatto tantissime foto e ancora tuttora le fa per le riviste appunto di turistiche. Quindi sì, qui ci sono dei bravi fotografi e dei bravi appunto delle persone che sanno usare la macchina fotografica, e ognuno a modo suo diciamo porta a casa delle belle opere veramente importanti. Noi abbiamo questo archivio storico, che basta andare appunto nel sito del fotoclub, che si trovano 3.000 fotografie a partire dal 1861, quindi le foto di Arezzo, ma non solo di Arezzo, ma quantomeno della provincia. E quindi ecco, questo è già importante. Poi ormai le foto sono chiaramente andate in tutto il mondo, quindi anche perché poi noi ogni anno facciamo questo concorso, che per lasciare le foto ogni anno noi stampiamo 100 foto e le mettiamo da parte, perché domani non si sa con cosa, perché i file, se ci saranno sempre, non lo so. Comunque, ecco, le foto stampate su carta ci saranno, e forse anche fra 50 anni qualcuno potrà rivederle e rimettere sul circuito.